Che la situazione ad Aci Sant'Antonio sia tesa a livello politico ormai è un dato certo. Il consigliere di opposizione Alfio Puglisi è pronto nel prossimo consiglio di martedì a dare battaglia anche sull'asilo nido comunale di via Aldo Moro. Vorremmo sapere delle risposte concrete da parte dell'amministrazione che a oggi non ci sono state. Innanzitutto vogliamo sapere quale intenzione ha per aprire l'asilo nido nella circonvallazione di Aci Sant'Antonio, perché aspettavamo che quest'anno sin dal gennaio aprisse e invece si sono prorogate l'apertura e non sappiamo cosa ha intenzione l'amministrazione, per cui stiamo chiedendo anche per far conoscere ai cittadini qual è l'intenzione dell'amministrazione per la prossima apertura dell'asilo nido. Forza Italia anche la domenica di Pasqua sarà in Piazza Unità d'Italia per raccogliere le firme contro il mercato settimanale nel piazzale del cimitero. Puglisi è stato l'unico consigliere comunale a votare contro in aula. Ho votato contro perché pensavo che certamente votassero anche qualche altro consigliere comunale, però ho visto che il sindaco all'ultimo momento ha cercato di convincere la maggior parte dei consiglieri comunali, ma io sono rimasto fermo nelle mie posizioni perché credo che davanti a un luogo sacro non è possibile andare a allogare un mercato settimanale dove sicuramente non è una allocazione felice. Intanto voglio dire che sicuramente è una cosa che io ho portato avanti perché la Piazza Unità d'Italia sicuramente non racchiude e non permette a tutti gli operatori di fruire come fruibilità e come posti che non ci sono per tutti. L'abbiamo visto anche sul progetto che non ci entrano tutti 167 posti, per cui il posto non è adeguato a sufficienza. Poi l'altro punto io che ho controbattuto è quello che è della sicurezza stradale, che sicuramente molti stalli sono a ridosso della circonvallazione e quindi lasciando aperta la circonvallazione ci sarà pericolo sicuramente per i pedoni e per gli automobilisti. E l'altra cosa è per l'igiene pubblica, che sicuramente davanti al cimitero non è un posto idoneo.